Salutiamo il nostro Biagio Mannino, buongiorno. Buongiorno Graziano, buongiorno. Eccoci qui anche in un giorno di festa, ma che bello, che Ah sì, piacere. ma perché noi siamo bravi, scusa. Infatti, siamo quelli che mentre gli altri dormono e si riposano, continuiamo a lavorare Ma uno indefessamente. può dire, ma potevamo registrare? No, noi andiamo No, anche in diretta. in diretta, in rigorosa diretta, giusto, hai ragione. Senti Biagio, oggi tema obbligato. Qui ti voglio, perché qui insomma ci sono tanti aspetti sicuramente significativi che puoi evidenziare in questa giornata di festa. Assolutamente sì, il 2 giugno 1946. Il giorno in cui gli italiani andarono a votare per due questioni estremamente importanti. Una era il famoso referendum che poi semplicemente è stato chiamato referendum monarchia-repubblica, l'altro per andare ad eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente. Il referendum sappiamo molto bene come andò, perché poi di fatto fu la Repubblica a prevalere sulla monarchia. 12 milioni e 700 mila voti contro 10 milioni e 700 mila, 2 milioni di differenza tra la Repubblica e la monarchia. Da quel momento nasceva sostanzialmente la forma repubblicana nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano. Si è portati a pensare che la giornata del 2 giugno fosse espressamente dedicata al referendum monarchia-repubblica, quasi che il rifacimento della Costituzione fosse conseguenziale a quel risultato, ma le cose non sono andate assolutamente così. Per comprendere il fenomeno del 2 giugno bisogna andare un po' indietro nel tempo, ovvero a quell'8 settembre, l'8 settembre del 1943, quando l'Italia usciva ufficialmente dalla guerra sconfitta e da lì iniziava in ogni caso il caos nel contesto italiano. I comitati di liberazione nazionale, che erano trasversali nell'ambito della politica italiana, composti da una pluralità di componenti della società italiana, erano determinati a liberare l'Italia da quello che rimaneva del fascismo, dalla presenza tedesca, e in ogni caso con un obiettivo ben preciso: quello che a liberazione avvenuta del territorio nazionale si andasse a scrivere nuovamente il testo costituzionale italiano, che era rappresentato fino a quel momento dallo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, che ovviamente prevedeva la monarchia, e da qui la questione particolarmente delicata, perché la monarchia usciva molto male dall'esperienza degli anni del fascismo, dall'esperienza della guerra, dall'esperienza anche della stessa gestione della sconfitta italiana di quell'8 settembre. Di conseguenza, da parte dei comitati di liberazione nazionale iniziava una visione anche di cambiamento strutturale dello stesso Stato italiano. Tant'è vero che le previsioni erano che una volta che si entrasse in un contesto costituente, ebbene la monarchia doveva essere o cancellata, quantomeno limitata nella presenza costituzionale. Ovviamente il periodo fu particolarmente lungo, fu particolarmente intenso. Si arrivò al giorno della liberazione, il 25 aprile del 1945, e da quel momento si cominciò a lavorare proprio per andare verso la direzione di una creazione di un'assemblea costituente. Poiché nel periodo del fascismo gli italiani erano stati sostanzialmente esclusi dall'esperienza di una partecipazione politica attiva in senso democratico, ovvero con le libere elezioni. In realtà elezioni, occasioni elettorali ce ne furono, ma erano assolutamente prive di significato, poiché il partito che partecipava era uno solo, i candidati erano lo stesso numero dei posti da assegnare, quindi insomma erano delle cose più che servivano a legittimare la presenza del partito piuttosto che a rappresentare effettivamente le visioni degli italiani. E questa assemblea costituente rappresentava
il punto di riferimento proprio per fare in modo che gli italiani esprimessero il loro libero pensiero in riferimento a quello che sarebbe stato poi di fatto il futuro dell'Italia. La data fu fissata il 2 giugno del 1946, ma non si parlava di referendum. Quello che invece preoccupava molto i Savoia è che proprio questa assemblea costituente potesse escluderli sostanzialmente. Molti tentativi di cercare di riavvicinare, oggi potremmo parlare di comunicazione politica, i Savoia al contesto italiano vennero fatti, ma il sentimento italiano dopo l'esperienza disastrosa e del fascismo da una parte e dalla guerra dall'altra e tutta la distruzione e la devastazione che c'era stata in Italia erano sicuramente benché presenti. Dobbiamo anche tener conto delle pressioni internazionali, perché in quel momento storico tutto era in grande evoluzione, da un lato l'Unione Sovietica, dall'altra parte gli alleati, gli Stati Uniti in particolare. Gli Stati Uniti guardavano all'Italia assolutamente come poi sostanzialmente è sempre stata guardata e guardata ancora oggi, come una realtà geopoliticamente strategica inserita tra il contesto europeo, africano, asiatico, nel contesto del Mediterraneo. Non poteva essere un paese che sostanzialmente rischiasse di andare a cadere sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica e contemporaneamente doveva essere maggiormente vicina proprio agli Stati Uniti anche nel loro contesto, da qui una visione repubblicana da parte degli Stati Uniti, a differenza degli inglesi che invece vedevano nell'Italia una prosecuzione di una monarchia, ma di una monarchia che comunque avrebbe dovuto avere uno Stato fortemente limitato, come dire, portare l'Italia a una sorta di realtà piuttosto arretrata rispetto agli altri paesi del contesto europeo, non un paese che poi si sarebbe sviluppato come poi realmente è accaduto grazie anche al testo costituzionale italiano, entrando a far parte dei primi sette, il famoso G7 nel contesto globale. Gli anni che seguirono grazie anche a quel testo costituzionale furono degli anni di grandissima ripresa. Quanto noi vediamo accadere in Cina negli ultimi 20 anni, l'Italia lo rappresentava poi negli anni 50-60, la grande corsa che l'Italia fece nel contesto dell'intero sistema geopolitico, economico, finanziario e mondiale. I Savoia volevano avere la garanzia sostanzialmente di rimanere al vertice dell'Italia che sarebbe seguita all'esperienza del fascismo e della guerra, e da lì quella intenzione di entrare nel meccanismo di farlo decidere agli italiani, il referendum. Ecco che il referendum diviene conseguenziale alla ipotesi di un'assemblea costituente che avrebbe potuto scalzare i Savoia dal contesto del vertice della politica italiana, perché attraverso il referendum, con una vittoria eventuale della monarchia, inevitabilmente i componenti dell'assemblea costituente avrebbero dovuto tenerne conto e inserire e mantenere la monarchia al vertice dell'Italia. I Savoia erano estremamente convinti di questo e tuttavia questo era anche un'ipotesi realistica, perché poi di fatto l'Italia era spaccata anche in molteplici situazioni, perché il nord in un modo, il sud in un altro, tra gli stessi cittadini monarchici e repubblicani a seconda delle loro diverse caratteristiche, insomma era una situazione che poteva portare a qualsiasi tipo di risultato. Si arrivò a quel 2 giugno e il risultato ovviamente, come detto, fu chiaro: 12.700.000 voti a favore della monarchia, 10 milioni della Repubblica, 10.700.000 a favore della monarchia. C'è chi dice che in realtà il risultato era estremamente vicino, ma si parla di 2 milioni di voti di differenza. Il fatto sta che il risultato fu quello. Da quel momento la monarchia in Italia cessava, dopo poco tempo, se vogliamo,
nel contesto italiano, la dinastia dei Savoia andava in esilio e sostanzialmente iniziava la Repubblica. Iniziava una Repubblica che comunque vedeva subito da quel momento partire l'Assemblea Costituente nello scrivere la Costituzione italiana. La Costituzione italiana, questo testo considerato tra i più belli, se non addirittura il più bello del mondo, raggiunse poi il mese di dicembre del 1947, quando il 22 dicembre venne approvata, il 27 dicembre venne promulgata, il 1 gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Ecco, e a distanza di tanti anni, cosa rimane di quei principi? Parliamo spesso e volentieri della Costituzione e si parla appunto del fatto che spesso e volentieri non è stata seguita alla lettera, diciamo, questa Costituzione. Cosa possiamo dire oggi? Oggi, guardando indietro nel tempo e vedere quel testo costituzionale così importante, ci porta un po', come dire, un po' di nostalgia, perché la Costituzione nel tempo poi è stata modificata, è stata estremamente, come dire, alterata, se vogliamo, nei principi, anche se vogliamo base, perché anche la recentissima riforma costituzionale del 2020, il referendum che si è tenuto nell'autunno del 2020, che ha portato alla riduzione del numero dei parlamentari in modo consistente, ebbene rappresenta sostanzialmente una perdita del potere di rappresentatività che la Costituzione ha. I cittadini italiani di fatto sono meno rappresentati. È stato fatto un percorso di lavoro di comunicazione politica che ha voluto mettere in evidenza come i parlamentari sostanzialmente siano stati fino a quel momento troppi, ma se pensiamo che la Costituzione italiana nel 1946, quando veniva scritta, vedeva un'Italia che aveva poco più di 44 milioni di abitanti e appunto i parlamentari erano 630 alla Camera dei Deputati, 315 in Senato, l'Italia che oggi conta approssimativamente 60 milioni di abitanti vede invece un calo della rappresentatività, quindi un calo ancora più ulteriore rispetto a quanto veniva prodotto nel 1946. La politica oggi ci comunque mostra come sia ieri come oggi di fatto ci siano sempre degli scherzi dietro l'angolo. A questo scopo ti racconto questa vicenda che accadde nel 1946, poco prima delle elezioni. Le donne erano escluse dal voto, si pensava a un suffragio sì universale ma maschile, ovvero sufficiente la maggiore età, ma le stesse donne e soprattutto i comitati dei partiti che componevano l'Italia in quel momento, in modo trasversale le sezioni femminili erano tutte impegnate nel tentare di arrivare alla conquista del diritto al voto. Fu un lavoro che andava dall'estrema destra all'estrema sinistra per ottenere questo importante risultato. E il risultato fu anche ottenuto, nel momento in cui si cominciò a leggere in maniera più dettagliata la legge che faceva sì che il suffragio portasse anche le donne al voto, ci si accorse che tra le righe sì, le donne potevano votare, ma non potevano essere votate, come a dire non potevano candidarsi. E da qui ci fu un grande caos, perché immediatamente ci si sentì tutti quanti in quel momento, gli italiani si sentirono presi in giro e soprattutto le italiane si sentirono prese in giro nel giro di pochi giorni di fronte a una sollevazione che venne trasversalmente da tutte le forze politiche e soprattutto dalle componenti femminili, si andò a modificare la legge e le donne ottennero anche il diritto ad essere elette. Furono 21 le donne che entrarono nell'Assemblea Costituente, le cronache di allora tendevano un po' abbastanza direi a prenderle in giro, perché anche in quel caso lì si andava a guardare maggiormente alla bellezza, all'abbigliamento piuttosto che alle effettive capacità. Parliamo di donne che hanno lasciato
tanto nel contesto della storia italiana, basti pensare a Nilde Iotti. Nilde Iotti è stata anche poi nel tempo la prima presidente della Camera, è stata anche incaricata a verificare la possibilità di formare un governo. Insomma, la carriera di Nilde Iotti fu estremamente importante, ma quello che deve essere evidente e come la politica tenda sempre a mostrare da un lato un aspetto, dall'altra parte la possibilità del tranello. A 77 anni di distanza i valori, i principi della Costituzione ci sono, sono scritti, sono lì benché presenti, ma l'impressione è anche vedendo quanto accaduto nel 2020 che la Costituzione sia stata messa appoggiata su un tavolo, noi la vediamo lì presente ma non la sfogliamo affatto, perché quando ci è accaduto, soprattutto nel contesto 2021-2022, sostanzialmente non va a guardare i principi rappresentati da quel testo, che lo sottolineiamo nuovamente, la Costituzione italiana è sempre stata considerata, tranne nel contesto italiano, il miglior testo costituzionale al mondo, con diritti ben precisi, anche doveri ovviamente, non esiste diritto se non esiste dovere, non esiste dovere se non esiste diritto. Ma la Costituzione italiana va anche applicata. Non si possono, diciamo, mettere responsabilità a realtà esterne, a situazioni, a considerazione, perché quella Costituzione venne scritta proprio per evitare esperienze come quelle precedenti. Diritti fondamentali, una Costituzione che lo segue, una Costituzione che va rispettata. E speriamo che da qui si riparta proprio nel rispetto di questa Costituzione, Biagio. Hai fatto bene, mi è piaciuto molto anche come ti sei appassionato in questo discorso. Speriamo di aver comunicato ai nostri ascoltatori anche questi messaggi che sono importanti in una giornata che può essere veramente di riflessione. Grazie Biagio, noi ci ritroviamo lunedì perché insomma siamo arrivati a fine della settimana. Weekend e poi lunedì ancora insieme. Va bene? Grazie. Ciao Graziano. Ciao.